Bruciani, iniziamo con il suo fratello. Buonasera, scusate ancora, Baldassare. Presente. Indiani. Presente. Andreoli. Presente. Maiati. Presente. Infetti. Presente. Anche Alberto. Presente. Saisha Paola. Presente. Lucio Daniele. Presente. Spinosa, Massiglia, Favero, Maesi, Molaschi, presente. Conchioni, presente. Corti, presente. Ladina, presente. Ok, siete tutti presenti. Perfetto, quindi possiamo iniziare con il primo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale istituta precedente dell'ultimo 11 con il numero 23, dal numero 58 al numero 65. Ci sono osservazioni in merito? No, quindi a questo punto passiamo alla votazione. Via, favorevoli? All'unanimità? Votiamo per l'immediata esecutività? Favorevoli? Unanimità. Quindi a questo punto passiamo subito al punto. Se posso, volevo mettere la verbale una. Sì, 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 prego. Prima di iniziare il consiglio. Dato che una cosa. Non so se è dovuto a un errore comunicativo o meno, però ho notato sul sito istituzionale del Comune che è stato pubblicato un augurio da parte del gruppo di maggioranza con l'OVO e quant'altro. Al di là non entro in merito perché non è questo il punto di discussione, però ecco, mi pareva poco diciamo istituzionale fatto che sulla pagina istituzionale del Comune vengono riportati diciamo volantini o manifesti dei gruppi di consigliari, con i loghi dei gruppi consigliari. Solo questo, penso che ci siano altri spazi, dei pacchetti e quant'altro per farlo, ma non su un sito istituzionale. Non so se si tratta, può essere si tratta magari di un refuso, di un errore magari di comunicazione o chi doveva pubblicarlo o meno, però non mi pare una via corretta quella di pubblicare i diciamo, messaggi politici sul sito istituzionale dell'ente. Ci sono qualcuno vuole fare la parola in merito? Così passiamo all'ordine numero 2, l'ordine del giorno numero 2, imposta principale propria, IMU, approvazione dell'input per l'anno 2024. La parola all'assessore di bilancio. Allora, in merito all'IMU, nell'estate 2023 il MEF ha emanato un decreto avente ad oggetto il riordino delle tipologie di aliquote ammissibili, preannunciato già da qualche anno. Come già ampiamente illustrato nello specifico punto dell'ordine del giorno di questa seduta, l'ente non ha più potuto mantenere l'aliquota agevolata riconosciuta ai casi di comodato gratuito di immobili ad uso abitativo destinati alla abitazione principale di familiari di primo grado, genitori e figli. Per quanto riguarda tutte le altre aliquote sono state mantenute inalterate. Ci sono osservazioni sul punto, interventi? La cifra totale Perfetto, allora votiamo
ordini di atti di esecutività favorevoli, contrari, astenuti. Passiamo quindi allora all'esame del punto numero 3 dell'ordine del giorno, addizionale comunale IRPEF, conferma l'aliquota e soldi di esenzione per l'anno 2024. E ora la parola all'assessore al bilancio. E come appena detto, l'aliquota per il 9.000 e soldi di esenzione per il 12.000 euro sono state confermate anche per il 2024. Il gettito atteso ammonta a circa 435.000 euro. Ok, ci sono osservazioni? Sì, prego. No, sono da confermare il nostro, almeno io ho avuto problemi con questa cosa, anche se volevo puntualizzare il fatto che comunque tutti questi anni che sono in questo Consiglio Comunale ho sempre sentito parlare di, perlomeno da parte del gruppo, che quando ero in amministrazione sicuramente non era mai stato dichiarato nelle campagne elettorali, però si lavorava per la riduzione. Mi piace notare che comunque si dimostra che il funzionario comunale IRPEF si può dire in campagna elettorale che si riduce, ma poi quando si inizia ad amministrare realmente si vede che è pressoché impossibile andare a... quando sono state toccate le fasce di esenzione e quant'altro è stato fatto esclusivamente per motivi di equilibrio di bilancio, specialmente la spesa corrente che... non si poteva trovare una strada alternativa a questa scelta, quindi mi piacerebbe, ecco, un domani avere magari meno propaganda esplicitamente elettorale, più onestà amministrativa anche in campagna elettorale, per dire alcune cose che si sa già in partenza che non si possono portare avanti. Quindi il mio voto comunque rimane favorevole a questo aspetto. Altre osservazioni? Quindi a questo punto passiamo alla votazione, favorevoli. Contrari. Astenuti. Votiamo a questo punto per l'immediata esecutività. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Passiamo quindi al punto numero 4, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato, DUPS, l'anno 2024-2026. Prego la parola alla responsabile dell'ufficio ragioneria. Buonasera a tutti. Allora, il DUPS, l'iter di approvazione del DUPS, come tutti ormai conosciamo, parte nel lontano luglio. Nel luglio di ogni anno viene presentato dalla Giunta la proposta di DUPS semplificato per conoscenti sotto 5.000 abitanti per il triennio successivo, viene depositato trasmesso al capogruppo consigliari per le eventuali osservazioni in merito, poi viene fatto un passaggio successivo in consiglio comunale di prima approvazione e nel caso in cui si renda necessario procedere con una nota di aggiornamento perché può essere modificato il contesto normativo oppure c'è la necessità di rivedere una programmazione inserita nel DUPS già approvato, viene presentato prima dell'approvazione del bilancio o contestualmente, poi viene approvato definitivamente prima della seduta, conclusione della seduta consigliare. Il DUPS abbiamo già superato due fasi, quindi la fase di presentazione a luglio, l'approvazione definitiva nel mese di ottobre e poi è stato presentato dalla Giunta una nota di aggiornamento finalizzata poi alla predisposizione della bozza di bilancio 24-26. Questa sera andiamo ad approvare definitivamente la nota di aggiornamento immediatamente precedente, dal punto di vista temporale, immediatamente prima dell'approvazione del bilancio. Nella nota di aggiornamento, che stasera appunto andiamo ad approvare, rispetto alla versione approvata dal Consiglio ottobre, ci sono alcuni piccoli aggiustamenti. Alcuni legati all'aggiornamento di dati, per esempio sulle risultanze della popolazione, in particolare sui numeri degli iscritti agli istituti scolastici presenti sul territorio, i dati che c'erano ottobre
che era relativo all'anno scolastico precedente, quello nella nota di aggiornamento è l'anno scolastico 23-24, quindi quello attuale. Poi è citata la deliberazione della sezione che riguarda le modalità dei servizi pubblici locali, viene citata l'ultima deliberazione fatta nel Consiglio Comunale del 29 novembre di revisione delle regole delle società partecipate, quindi viene aggiornato l'elenco. Mi era portata una piccola correzione perché c'è una pubblicazione di un paragrafo che è stato rettificato nella sezione della sostenibilità economica finanziaria e poi è stata riportata la previsione appunto sulle aliquote IMU che abbiamo approvato nel punto precedente con la rivoluzione, quanto si è già detto prima, viene citato e viene riportato il nuovo prospetto che è comunque allegato alla deliberazione precedente delle aliquote che è quello con le fattispecie previste dal decreto ministeriale del luglio di quest'anno. Sulla addizionale viene citato che viene confermata l'aliquota anche per il 24, quindi si aggiorna la sezione. E poi sulla sezione del Fondo di Solidarietà vengono riportati i dati del fondo messi a disposizione dal Ministero nella metà di novembre del 2023 e relativi al Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2024. Non è ancora stimata la quota dell'impatto che potrà avere la spending review che sta portando avanti il governo, perché informazioni puntuali al momento si avranno solo innanzitutto dopo l'approvazione della legge di bilancio, ormai imminente definizione, e poi quando il Ministero potrà effettivamente, dopo un passaggio in commissione in conferenza Stato Città e autonomie locali, il taglio pratico che avrà appunto la decisione normativa e quindi l'impatto sul nostro livello. Vengono aggiornati anche l'andamento dei trasferimenti dalle amministrazioni locali che si stima potranno entrare nel nostro ente, sono ben domani confermati per strettamente riceviamo. Viene aggiornata la delibera che ha fissato l'aggiornamento delle tariffe dei servizi, passata in giunta nel 20 di novembre, non c'è ricorso. E poi la parte più saliente di questa nota di aggiornamento è l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche che è avvenuto con delibera 97 del 20 di novembre. Quindi all'interno del gruppo sono richiamati le opere pubbliche che si intendono realizzare. Ovviamente se il piano delle opere pubbliche riguarda non solo l'opera superiore a 150.000 euro, insomma, queste. Sempre nel piano viene richiamato anche il fatto che comunque è stata approvata dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, con parere favorevole del revisore, il piano triennale della società personale, che nella versione precedente non c'era, che è stato rimandato di aggiornamento da DUS. Nella nota di aggiornamento è anche stato allegato un aggiornamento, scusate la ripetizione, di quelli che sono i progetti che sono ancora in corso in fase più conclusiva, quindi c'è una fotografia più puntuale di quelle che sono le situazioni delle opere pubbliche in corso. Viene anche indicato che si procederà a un secondo esperimento di gara per l'alienazione degli immobili ad uso abitativo che abbiamo via Reggio Emilia. La prima gara è andata l'ultima gara è andata deserta, viene ridotto il prezzo di cessione del 10% come previsto dalla normativa, da 45.000 a 40.500 e tenterà un secondo esperimento di gara. I proventi derivanti da questa alienazione è un'altra attività che si svolgerà nel 2024, quella di cercare di agevolare in tutti i modi il passaggio, la trasformazione dei diritti di superficie che ancora abbiamo su aree di edilizia popolare sul territorio, passaggio dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e quindi con l'alienazione della nota proprietà che attualmente è ancora in capo all'amministrazione. I proventi dall'alienazione derivanti da questa attività e dalla cessione dell'immobile saranno interamente destinati alla riqualificazione energetica della palestra comunale, chiaramente nel momento in cui si realizzeranno le entrate necessarie per sostenere questo intervento. Il
indicazioni portate si completano con un aggiornamento della situazione dei bandi PNR, in particolare piano digitale che abbiamo in corso. Ci si sta muovendo, qualcosa sta, abbiamo attualizzato in questi giorni un altro bando e siamo in attesa di cominciare a vedere un ritorno economico di quelle che sono le iniziative. Nel frattempo anche tutta l'attività di contrazione su Regis per i piani per gli ambientamenti PNR digitali che sono confluiti, scusate, in digitale, i progetti PNR che sono confluiti perché non erano attivi PNR, l'attività di contrazione su Regis appunto è continuata e siamo in attesa di ottenere finalmente alcuni rimborsi. Una domanda, visto che volevo farla nella discussione del bilancio che è già stata nominata adesso relativa all'incentivamento della palestra, perché vedevo che a bilancio era stata la cifra complessiva che risultava 127.000 euro circa. Se c'era già un'idea degli interventi, perché dato che ho seguito una cosa all'indietro, ricordo comunque era un intervento abbastanza importante, nel senso si parlava più di 400.000 euro per avere l'efficientamento energetico, l'agibilità totale della palestra. Quindi se c'era già magari un'idea di come intervenire o quant'altro, o se ci sono già magari possibilità di avere risorse aggiuntive, non so se magari con questa l'inizio è questo e si inizia magari a fare un lavoro, perché negli ultimi 5 anni si era riuscita la sostituzione della caldaia avendo il certificato di prevenzione incendi relativamente a quello. L'ideale sarebbe riuscire a completarla, a metterla tutta al mondo. E allora la domanda, la curiosità era questa di capire con questa cifra cos'è che si voleva iniziare magari a portare avanti. Sì, prego. Sì. Allora, la palestra, noi abbiamo fatto delle valutazioni dei tecnici, e effettivamente ha già una pavimentazione sul tetto e ci sono sopra anche dei pannelli, quindi da questo punto di vista diciamo il tetto sembra che sia abbastanza funzionale. La palestra all'interno ha dei problemi che sono abbastanza importanti, tipo quella, non so, la pavimentazione che non è la norma, poi ci sono dei gradini in modo che anche diciamo uscire dall'emergenza non è funzionale, abbiamo il controsoffitto sopra la piazza regolamentare. L'idea nostra è quella di fare, allora, rifare la pavimentazione, rendere accessibile l'uscita d'emergenza, fare il controsoffitto, magari anche con una nuova illuminazione di tipo a LED, quindi con un risparmio abbastanza importante anche su questo punto di vista. È un progetto che adesso non abbiamo ancora definito nel dettaglio, però secondo noi probabilmente forse riusciamo anche a fare. Il discorso è capire bene nel dettaglio quando ci sarà il progetto esecutivo. Cioè adesso noi con il bilancio creiamo i presupposti e, come diceva giustamente la dottoressa, se noi non abbiamo le entrate non possiamo impegnare le uscite. Le idee ci sono, probabilmente ci sono anche dei contributi, quindi io non sono abbastanza fiducioso che quest'anno forse riusciamo a trovare il progetto e di chiedere i contributi e forse anche iniziare i lavori. Però chiaro, dipende anche, l'ultima volta il tecnico ha detto che ci sono anche dei problemi strutturali, ci sono delle cose da vedere dal punto di vista anche strutturale. Stiamo valutando tutto. Se ci sono le entrate che sono previste, se ci sono i contributi che riusciamo a avere, secondo me noi in programma forse riusciamo a trovare il progetto e forse anche iniziare i lavori per effettivamente adeguarla e sistemarla in modo definitivo. Stiamo parlando di una sana palestra, dopo vabbè, spogliatoio e quest'altro è tutto un discorso che valuteremo anche con le associazioni o questo tipo. Però in questa fase noi dobbiamo rendere funzionali e la norma, perché il problema vero è un po' questo, anche per quanto riguarda il gioco, l'altezza non è regolamentare, quindi non so per elevare. Cioè ci sono tutti questi aspetti tecnici che
adesso ci portano a dire chiudiamo gli occhi, andiamo avanti e speriamo di riuscire a fare questi interventi in modo di adeguarla e renderla a norma e funzionale per le attività sportive che si attualmente si svolgono. Il ragionamento. Però io sono fiducioso, spero proprio che ci riusciamo. No, grazie per la risposta, ho capito, già parliamo delle opere, io lo dico fondamentale, giustamente all'epoca si è fatto di una richiesta di avere un'idea a grandi linee sulla qualifica complessiva, adesso capisco la spesa perché non rientra tutto il resto. L'augurio di riuscire a farla, io faccio magari di riuscire anche ad avere contributi o quant'altro anche dal PNR, perché comunque è una struttura che ha i suoi anni e è una palese, che è una struttura che ad oggi in Baiano costruisce nuovi, poi probabilmente è quella che necessita maggiormente di una riqualifica, quindi l'augurio di riuscire a portare avanti l'opera. Altre osservazioni? Volevo chiedere, per quanto riguarda l'immobile che è passato di proprietà comunale, di evoluzione di Eglea, è presente la metratura in circa? No, purtroppo no. Queste informazioni prettamente tecniche non ne sono assolutamente in possesso. Perché è la gara appunto, cioè, è la seconda o la terza? E questo secondo esperimento di gara? Sì. Questo è il secondo esperimento. Per l'alienazione degli immobili. Prima del dato di serve. Qui adesso siamo a 40. Con la riduzione del secondo esperimento pari al 10%, è una base d'asta di 41.500 euro. Speriamo di riuscire a trovare qualche acquirente interessato. Non è piccolo lo Stato, è solo un piccolo esperimento. Vedono dalle